è dell'Alba Longa, il derby valido per la quinta giornata del campionato Under 17 Elite Girone B. La formazione di casa batte per 3-0 il Città di Ciampino grazie al vantaggio siglato da Balisteri nel primo tempo, raddoppio da parte di Cimini, tris nel finale con schiena. E la Città di Ciampino ad avere la prima vera azione offensiva al minuto numero 9, cross in area di rigore, la conclusione sarà da parte del numero 10 dei portuali, Mastro Donato. Ancora Città di Ciampino pericoloso e deve metterci i guanti, testa poco più tardi, mentre al 27esimo arriva il vantaggio dell'Alba Longa, uscita intempestiva da parte del numero 1 del Città di Ciampino, che poi si fa male nell'occasione, e vantaggio da parte di Balistrelli che mette il pallone in rete. La reazione del Città di Ciampino arriva poco più tardi con la punizione, battuta da Di Pino e testa a mettere in angolo. Ancora Alba Longa sul finale di prima frazione a mettere i brividi alla formazione dei portuali. Ancora è Cimini a tentare la via del gol subito ad inizio ripresa, poi su un'azione insistita arriva il calcio di rigore in favore del Città di Ciampino per fallo su Spina. È lo stesso numero 19 ad andare sul dischetto, testa, intuisce la conclusione e para, sventando la minaccia. Alba Longa che resta in vantaggio e pinta propulsiva da parte del Città di Ciampino che cala mano a mano al 19esimo, calcio d'angolo e brividi ancora per la difesa dell'Alba Longa, che però nel finale trova il 2-0 al minuto numero 39. Questa volta Balistreri confeziona l'assist, Cimini di destro mette il pallone in rete per il 2-0 che di fatto chiude la gara. Nei minuti di recupero arriverà anche il terzo gol, questa volta Cimini in versione assist, schiena, mette il pallone praticamente a porta vuota in rete, 3-0 e triplice da parte del direttore di gara.